Ben ritrovati da Mosca, Megasport Arena. Stiamo seguendo insieme il programma corto delle coppie d'artistico. Stanno facendo il loro ingresso in pista qui a Mosca, la coppia rappresentante della Bielorussia, Lubov Bakirova, Mikalaj Kamianchuk. Andremo a seguire questa parte finale proprio della gara dello short program insieme a Walter Rizzo. Grazie Walter per essere qui con noi e guarderemo da qui una Franca Bianconi in versione allenatrice, perché soffrirà davvero, stava già soffrendo per la sua coppia Stefania Berton Ondra Otrek. Ma andiamo a seguire insieme l'esercizio, lo short program dei campioni nazionali della Bielorussia. Buono doppio loop twist, buono catch. Molto bello il primo salto lanciato. Peccato si sono persi nell'ultima parte della trottola. Finiscono il loro short program la coppia dei campioni nazionali della Bielorussia. Loro avevano partecipato già al mondiale a Torino l'anno scorso, ottenendo una 19ª posizione. Quest'anno li abbiamo visti agli europei ottenere un 10° posto, mentre nella precedente edizione degli europei hanno ottenuto una 17ª posizione ed era proprio la loro prima esibizione insieme, perché pattinano insieme dal 2009. Anche qui forse manca ancora qualcosa, Walter. Beh, non sono male rispetto ai gruppi di prima, però sono migliorati, ma manca ancora la qualità degli elementi. Mi sembra che il doppio axel lei abbia fatto l'axel semplice, per cui un po' sporco come programma, la linea dei passi, i fili non erano profondi, però insomma a livello ha perso un po' di dinamicità verso la fine del programma, la prima parte del programma non mi è dispiaciuta. Loro hanno raggiunto proprio il loro miglior punteggio proprio al campionato europeo di quest'anno a Berna, dove nello short program erano 41 e 51. Vedremo oggi come verrà valutato con te per analizzare gli elementi. Questo è il twist, vedete, buona la presa, lei non crolla addosso a lui, viene presa dalle due mani, staccata dal corpo dell'uomo. Questo l'axel, proprio per l'uomo, è solo semplice per la donna. Questo è il triplo salto lanciato. Buono.
Questa è la parte centrale della sequenza di passi. Questo è il sollevamento. Stacca le braccia, un giro, ecco, non l'ho fatto vedere. E due giri sulla spirale interna e indietro. Crolla un po' lei verso la fine, però non è male. È un programma che quindi ti ha soddisfatto in qualche modo? Sì, sì, per la coppia che è, sì, sicuramente sì, dai. Loro quest'anno hanno partecipato al trofeo, al Nebelong Trophy ad Oberstdorf, ottenendo l'ottava posizione, e poi a Dortmund hanno avuto il settimo posto. Vedremo adesso il loro punteggio. Ed eccolo, 38 e 20, beh, è assolutamente più basso rispetto allo short program degli europei, avevano 41 e 51, e hanno pagato l'Axel e l'altro gol. E hanno poi ottenuto dunque un overall appunto di 38 e 20 per avere l'ottava posizione. Andiamo a vedere proprio 20 e 43 i Technical Elements, 17 e 77 i Program Components.